Patatine. In questo video vi parlo di Madame Glam, che è un sito che mi ha contattata tempo fa e mi ha chiesto se volevo provare questi prodotti strafamosi dalle loro parti, insomma un brand americano, e mi hanno inviato questi smalti semipermanenti. Mi hanno inviato la base, il colore e il lucido finale, il sigillante lucido. Io premetto appunto che ho già provato i semipermanenti e ho avuto brutte esperienze, perché dove lavoravo prima loro lo usavano e sulle clienti, e quando lo andavo a utilizzare non mi piaceva l'effetto, e quando tornavano avevano le unghie veramente orribili. In più facevano pagare un botto, come praticamente da tutte le parti ti fanno pagare un botto, costano un botto i prodotti per gli smalti semipermanenti. Gli smalti semipermanenti in sé costano un sacco. Io ho sempre detto: ma perché non fanno il gel? Cioè, questa è stata un po' la mia idea. Vabbè, in sintesi, a me il semipermanente mi faceva cagare. Quindi cosa ho detto? Vabbè, proviamola. Allora, iniziamo questa bella favoletta. L'ho fatto su mia mamma è la cavia, perché mia mamma non fa il gel da un bel po' di tempo e poi lei aveva le unghie sfigatissime. Così gli faccio: mamma, devo provare questi semipermanenti, io su di me ho il gel, quindi lo faccio su di te, lei, va bene? Quindi glielo provo. La prima cosa che ho fatto ovviamente è gli stessi passaggi che facevo quando lo facevo al lavoro. Sono semplicissimi. Ho spinto le cuticole, le pellicine, gliele ho tagliate e poi successivamente sono andata ad opacizzare l'intera unghia. Questo passaggio lo fai per far aderire poi il prodotto che vai ad applicare successivamente, quindi la base. E se la base sarà troppo liscia, il prodotto ovviamente non avrà niente a cui aggrapparsi, quindi scivolerà via nel tempo, se non subito. Questo passaggio è fondamentale se si vuol far durare nel tempo il prodotto, quindi il semipermanente, così come si fa poi con la ricostruzione, con il gel, con l'acrilico, eccetera eccetera. Opacizzare non significa scartavetrare l'unghia, ma una leggera passata di buffer, in questo caso col semipermanente. Io utilizzo una lima con la grana strafine, quindi non va a rovinare troppo l'unghia. In questo modo tolgo tutte le pellicine aggrappate all'unghia, tolgo l'oleosità dell'unghia, vado semplicemente a renderla opaca e a renderla pronta per il passaggio successivo, che sarà stendere la base. La base la stendo come un normalissimo smalto, tutti e tre i prodotti li vado a stendere come dei normalissimi smalti. Procedo con l'applicare il prodotto. L'unica accortezza è appunto di stare almeno a 1/2 millimetrini, se non siete sicure state anche 2 millimetrini lontano dal contorno, dal bordo dell'unghia. Il prodotto non andrà poi a solidificarsi sopra la pelle e in questo modo non si creeranno bolle d'aria eccetera eccetera, sollevamenti. Successivamente vado a far mettere la manina della mia mamma all'interno delle lampade, che catalizzerà appunto questo prodotto per 120 secondi. Io oramai mi regolo in base al mio istinto, perché oramai non metto più il timer da anni, oramai ho l'orologio biologico anche per queste cose. Appena gli faccio tirare fuori la mano dalla lampada a mia mamma, gli vado a stendere direttamente il colore. Il colore è un bellissimo color Tiffany e volendo quel colore lo posso riutilizzare per le unghie normali, per la ricostruzione, ecco, io come lo utilizzo anche come gel color. Anche qui il colore, mi raccomando, state a 2 mm, 1 mm lontano dal bordo dell'unghia. Anche qui catalizzo gli stessi secondi, se non di più, perché comunque i colori fa fatica la luce, ecco, a filtrare, ad infiltrarsi nel colore, quindi state un pelino di più per sicurezza. Io consiglio sempre di fare due passate, sia per rendere più omogeneo il colore, sia per fare uno strato in più in modo da essere più sicuri della durata del colore. Anche qui, senza sgrassare, passo poi a lucidare, quindi sigillo con il sigillante barra lucido. Anche qui stessa cosa, sempre lontano dal bordo. Catalizzo, dopodiché questo lucido deve essere sgrassato, quindi utilizzate il cleanser adatto per gli smalti semipermanenti. E niente, questo è il risultato finale. Mia mamma è rimasta molto soddisfatta, infatti ha fatto una testimonianza, ve la lascio ora. Ti piace l'effetto, mamma? Sì, l'effetto mi piace abbastanza, molto... Non, diciamo che non si sente neanche sull'unghia, è molto leggero. Adesso staremo a vedere tra una settimana più o meno cosa succede. Quanto dura, esattamente. Vediamo, va bene. Ciao. Il semipermanente gliel'ho fatto parecchi giorni fa, adesso non mi ricordo quando, vi lascio la data qui e la data di come sono adesso. Ce li ha ancora, le terrà ancora fino a che non si staccheranno, quindi è rimasta anche lì molto soddisfatta. Eppure io non me lo aspettavo, perché di solito sento di quei smalti semipermanenti che si tolgono come foglie dopo 2 giorni o dopo 7 giorni, quando magari dovrebbero durare 2 settimane o più, insomma. E devo dirvi che, non avendo mai provato altri semipermanenti al di fuori di quelli che avevo provato al negozio, mi sono trovata molto soddisfatta. Se magari siete in cerca di buoni smalti semipermanenti,
vi posso consigliare questi qui di Madame Glam. La spedizione ci ha messo meno di 2 settimane, adesso non ricordo perché ho avuto queste cose praticamente quasi tutte insieme, ma non mi ricordo quali erano state spedite prima o dopo. Comunque una settimana barra 10 giorni lavorativi mi sembra che era arrivata il pacco. Io spero che anche questo video vi abbia portato più informazioni nell'ambito unghie. So che molti aspettavate un video sulle unghie e finalmente sono riuscita a filmare questo, quindi spero in futuro di poter fare magari dei video con le nail art che in tante mi chiedete. Non farò video sulla ricostruzione perché mi porterebbe via troppo tempo, avrei bisogno di una cavia per fare queste ricostruzioni e filmarle, ma non ho né il tempo e né la cavia e né il tempo per organizzarmi con questa cavia, quindi proprio zero. Anche se trovassi la cavia non avrei comunque il tempo di organizzare la cosa, però posso fare queste nail art o su di me o sulla mano finta o su mia mamma, quindi in futuro magari potreste vedere delle nail art che in tante mi chiedete, finalmente ce la posso fare, quindi vi posso portare con me nel mio studio e creare questi video per voi. Va bene, io spero che intanto questo vi abbia fatto piacere, vi mando un grosso bacio, vi lascio tutti i link nell'info box, se non erro ci sono anche dei codici sconto, non mi ricordo se ci sono, comunque li trovate tutti qua giù. Niente, fatemi sapere che cosa ne pensate, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!